Della Quaresima che viene segnata dalla liturgia delle ceneri che precede la liturgia eucaristica. Riflettiamo al tempo forte in cui siamo entrati oggi e chiediamo al Signore di comprendere la portata di questa Quaresima che deve impegnarci in un cammino di conversione. Voi dite, noi ci siamo già convertiti. In verità nessuno è convertito a tal punto da non avere bisogno di conversione. Dice appunto il testo del Salmo, chi è santo si santifica ancora di più, ed anche che siamo santi dobbiamo santificarci di più. Ma chi può dire di essere santo? Il santo è uno, quello del cielo. Noi siamo lontani dalla santità che Dio esige da noi. Eppure egli ha detto, siate santi perché io sono santo. Ecco allora questo cammino di conversione al Signore, che è in doppio senso, conversione verso di Lui, conversione verso gli altri, per il doppio comandamento che sono le due facce di un solo comandamento, ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, ama il prossimo tuo come te stesso. Dobbiamo ancora convertirci a Dio nell'amore sincero, profondo, totale, e dobbiamo convertirci agli altri, riconoscendoli come fratelli e trattandoli come fratelli. Chiediamo al Signore questa doppia conversione del cuore e diamo così inizio a questa santa liturgia. Tu ami tutte le tue creature, o Signore, e nulla disprezzi di ciò che hai creato. Tu dimentichi i peccati di quanti si convertono e li perdoni, perché tu sei il Signore nostro Dio. Il Signore sia con voi. Un momento di silenzio. Preghiamo. O Dio nostro Padre, concedi al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. I componenti del popolo cristiano, perché tutti abbiamo bisogno di penitenza. Ascoltiamo la lettura del profeta Gioele. Così dice il Signore, ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perché egli è misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza, e si impietosisce riguardando alla sventura. Chissà che non cambi e si plachi e lasci dietro a sé una benedizione, offerta e liberazione per il Signore vostro Dio. Suonate la tromba in Sion, proclamate un digiuno, convocate un'adunanza solenne, radunate il popolo, indite un'assemblea, chiamate i vecchi,
ricchi, riunite fanciulli. Qui sono i tempi del Signore, ma ci sono dei tempi legati a grazie di Dio. E Dio lega le grazie di conversione, di cui abbiamo estremo bisogno, a questo periodo quaresimale. Ecco perché dobbiamo disporci a ricevere queste grazie di conversione da Dio. Quando imporrò le ceneri, io vi darò una parola, quella che diceva Gesù: convertitevi e credete al Vangelo. Il Vangelo è Gesù, che viene in questo mondo come buona novella, che viene annunciata da Dio, la buona novella della salvezza. Credete a colui che porta la salvezza, credete al Salvatore che vi dà la salvezza. Convertirsi, cioè cambiare posizione. Il verbo greco in cui fu scritto il Vangelo dice metanoia. Metanoia significa cambiare posizione da così a così. Dove erano le spalle, ivi ci sarà il volto. Dove era la faccia, il volto, ivi ci saranno le spalle. Convertirsi significa voltarsi a Dio che ci chiama. Quando tu cammini per la tua strada ed io ti chiamo, ti fermi, volgi le spalle là dove era la faccia e guardi a colui che ti chiama. Questo è il primo movimento, l'ascolto di colui che ti chiama, e voltarsi a guardare colui che ti chiama. Prima ancora che tu senti il messaggio di lui, prima che lui ti manifesti ciò che vuole da te. E questo è il primo atto che noi dobbiamo fare. Questa sera Dio ci chiama. Ci chiama per nome, ci dice Pietro, Francesco, Giovanni, e noi dobbiamo fermarci nel nostro cammino che porta lontano da lui, voltarci verso di lui, fermarci, guardarlo per ascoltare quello che egli vuole da me, vuole da te, vuole da noi. Cos'è che preme Dio a chiamarci? Un motivo ci deve essere. Quando io chiamo una persona, ho un motivo per chiamarlo. E il motivo di Dio è la nostra salvezza. Perché camminando con le spalle rivolte a Lui, noi camminiamo verso il dirupo, andiamo lontano da Lui, corriamo il rischio di cadere nell'abisso. Ecco allora perché il Signore ci chiama, e oggi se ascoltate la parola del Signore, non fare orecchi da mercanti, ma voltarsi verso di Lui e dire: che cosa vuoi? Ecco la prima risposta della creatura: Signore, mi hai chiamato. Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Egli così disse a Samuele: se ancora sentirai la voce nella notte, dirai così: parla, Signore,
perché il tuo servo ti ascolta. Ecco il secondo atteggiamento, quello nostro, voltarci a Dio e dire: Signore, che cosa vuoi? Il Signore ti risponderà, ti dirà cosa vuole da te. Cosa vuole il Signore da te? Che tu venga a Lui, perché soltanto in Lui c'è la salvezza. Non è verso il luogo dove tu vai, la direzione in cui tu sei diretto, che c'è la salvezza, ma la tua salvezza è in direzione mia. Pertanto vieni verso di me. Vieni verso di me, perché io voglio parlare al tuo cuore. Che significa questo? Non ti parlo da lontano. Da lontano ti faccio sentire la mia voce, ma poi chiedo che tu ti avvicini a me, perché voglio parlare al tuo cuore. Voglio fare un discorso confidenziale con te, perché io ti amo e ti voglio salvare. E la cosa prima che ti dico è questa: la strada per cui cammini non è quella che ti porta alla salvezza. Vieni verso di me. Sono io il tuo Salvatore. Soltanto in me tu troverai la salvezza. Lascia tutte le altre cose. Vieni a me. Nelle altre cose non troverai quello che cerchi. Tu hai fame, tu hai sete, sono io colui che posso soddisfare la tua fame, la tua sete, il tuo bisogno di vivere. E allora questa sera noi dobbiamo tornare al Signore, come dice il profeta: ritornate a me. Dobbiamo tornare al Signore per ascoltare quello che Egli vuole dirci. Ci darà parole di amore, perché Dio non è come gli uomini che rimproverano, che trattano male. Anche quando il nostro Dio ci mette di fronte il nostro peccato, il nostro traviamento, è sempre un Dio misericordioso, un Dio che ci ama e vuole il trionfo del suo amore dentro di noi. Vuole che noi accogliamo la sua parola di amore. Cosa vuole il Signore da noi questa sera? Che torniamo a Lui, guardiamo a Lui e stiamo con Lui. Siamo stati un po' lontani da Lui. Ci siamo forse dissipati. E allora ecco la prima parola del Signore, quella che troviamo nel Vangelo. Entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che sta nei cieli. E il Padre tuo che sta nei cieli ti ascolterà. Ecco, è un ritorno alla preghiera interiore, alla preghiera vera, quella che si consuma con il nostro Dio, in tu per tu, in faccia a faccia. La preghiera. Noi siamo carismatici, o almeno così ci diciamo,
il primo effetto, secondo Didimo il cieco, di cui ho parlato ieri in assemblea dei sacerdoti a Pergusa, il primo effetto è appunto questo gusto della preghiera interiore. Lo Spirito Santo, quando si è effuso su di noi, ci ha dato il gusto della preghiera, il dono della preghiera. Che ne abbiamo fatto di questo dono? Non è la preghiera assembleare, anche quello è un dono di Dio, ma la preghiera personale, quella interiore, quella che ci costruisce, quella che ci mette in relazione intima e profonda con Dio. Dov'è questa preghiera personale? Ecco, allora la Quaresima è un invito alla preghiera. Ecco il primo dono quaresimale, il primo invito quaresimale a una preghiera più intima, a una preghiera più profonda, a una preghiera più lunga, dentro la casa nostra, la casa del cuore, chiudendo tutte le porte e le finestre, in modo che siamo soli con Dio solo, in modo che Cristo sia intimius, intimo meo, come detto in un testo della Imitazione di Cristo. Cioè Dio è più intimo a me del mio intimo, è nel fondo del cuore Dio. Ecco perché tu non lo senti, perché non entri nel fondo del tuo cuore, perché sei distratto dalle cose, in te c'è la fuga da te stesso. Ci sono quelli che fanno la fuga nel lavoro, lavorano, si affaticano, si affaccendano, sono efficienti in tutte le cose, anche per Dio, ma fuggono da se stessi, fuggono da Dio, dall'intimo, profondo, personale, vitale rapporto con Dio. La fuga nel lavoro. Quanti ce ne sono? Faccio il mio dovere, mi affaccendo, faccio tante cose per Dio. Ma è una fuga da Dio, una fuga da me stesso, per non entrare in me stesso e trovarmi a tu per tu con me stesso, con il mio vecchio uomo, per non trovarmi a tu per tu con Dio, cerco di fare tante altre cose anche per Dio. Signore ti dice, lascia stare le cose, entra in te stesso. Io voglio parlare a te, non mi interessa di quello che tu fai, neanche mi interessa delle belle preghiere che dirigi, che fai, non mi interessa. Non mi interessa anche tutto quello che fai per accudire i tuoi fratelli, per fare questo, questo. Questo per il momento non mi interessa. A me interessa stare con te, che tu stii con me. Ricordate, Gesù scelse i discepoli, gli apostoli, perché, dice il Vangelo, stessero con lui, poi li mandò. Ma il primo motivo è stare con lui. Per questo il Signore ci ha unti con l'unzione, ci ha consacrati, ci ha dato il suo spirito. Siamo stati fusionati per stare con lui.
Tutto il resto viene dopo. Vi ricordate a Betania? Quella benedetta Marta che era affaccendata nel preparare il pranzo per Gesù, per l'ospite divino, e si lamentava che sua sorella non l'aiutava. E disse al maestro: maestro, di' a mia sorella che non è il momento di stare ai tuoi piedi, è il momento di lavorare. E Gesù: Marta, Marta, ti affaccendi circa troppe cose, però una cosa sola è necessaria, è quella che sta facendo Maria, stare con me ai miei piedi. Quello che è necessario vuol dire che il resto non è necessario. Il necessario è stare con Gesù, stare con Dio. Tutto il resto verrà dopo. E se non ci sono mani che facciano quelle che noi dobbiamo fare, Dio manderà i suoi angeli. Quante volte si legge nei libri dei santi che un santo, mettiamo, se ne dico tante di questi aneddoti, doveva fare la cucina, doveva accudire a tante cose, ai cibi, a preparare, ma era chiamato da Dio alla preghiera, e il Signore diceva: beh, viene però alla preghiera, ma Signore, devo pulire i piatti, devo sbucciare le patate, devo cuocere la pasta, tu vieni con me. E poi quando finiva la preghiera, trovava la pasta cotta, le patate pronte, la carne pronta, tutto pronto. Dio aveva mandato i suoi angeli a fare tutto il resto. Sono aneddoti, sono fatti straordinari, però che indicano qualche cosa di positivo, che la prima cosa che noi dobbiamo fare è la preghiera personale, è stare con Gesù, stare con Dio. Non ha senso essere effusionati nello Spirito se non stiamo con Gesù, perché la prima cosa che fa lo Spirito è darci Gesù. Altrimenti che Spirito abbiamo ricevuto? Secondo impegno, preghiera, digiuno, il digiuno, la seconda opera penitenziale. Cos'è il digiuno? Adesso è ridotta quasi a niente. Le belle scuse che noi troviamo nei documenti così ecclesiastici. Vediamo, prima il digiuno era una cosa abituale, una cosa sacra. È vero che non è l'essenziale il digiuno, perché il digiuno del corpo si richiama al digiuno vero, che è il digiuno dal peccato e dai vizi, dall'ingordigia, dalla malizia, dalla lussuria, dalla superbia, dall'ira, dalla gola, dall'ingordigia, dalla malizia, dall'ignavia. Bisogna far morire questi vizi capitali di inedia, non dare a mangiare. Però il segno esterno di questo digiuno interno che siamo chiamati a fare è il digiuno materiale, che questo segno ci sia, non è l'essenziale, ma che ci sia, perché se manca il segno, tante volte manca la realtà, e quando c'è la realtà, tutti siamo chiamati a dare il segno esterno di questa realtà.
Prima il digiuno, tradizionalmente nei cristiani ferventi, era 3 giorni alla settimana, mercoledì, venerdì e sabato. Non era un digiuno stretto, però una volta alla settimana era digiuno totale. Poi c'erano i 2 tempi forti dell'anno, l'avvento che cominciava con i morti fino alla vigilia di Natale e poi la quaresima che comincia ancora dalle ceneri fino al sabato santo. In questi momenti forti c'era il digiuno della Chiesa, non si mangiava carne tutto l'avvento e tutta la quaresima. Nei nostri paesi tutti i macellai erano chiusi, questo era il costume. Ce n'era soltanto uno a turno per gli ammalati, si bussava e allora era pronta la carne necessaria per l'ammalato. Ma per la gente così non c'era carne per tutta la quaresima. Non si mangiavano né ovicini né latticini, non latte, non uova. Ecco perché le brave galline facevano le uova, si conservavano e poi si mangiavano alla vigilia di Pasqua, sabato santo. La prima cosa che si mangiava era l'uovo di Pasqua. L'uovo di Pasqua, questo significa non si mangiavano uova, poi a Pasqua si cominciavano a mangiare le uova. Tante volte, anche fino ai miei tempi, passava il predicatore per fare, insomma, benedire le case e gli si davano le uova, perché durante la quaresima non si mangiavano uova, venivano accumulate. Non si beveva latte. Quaranta giorni di quaresima. Questo è per tutti i fedeli, perché se andiamo ai santi, San Francesco faceva 7 quaresime, una finiva e una cominciava, c'erano soltanto pochi giorni che gli restavano. Poi cominciò ad allargarsi la maglia, perché e i fedeli, insomma, erano più deboli, per cui non potevano resistere a questo digiuno, con tutti gli omogeneizzati, l'inizione, mangiare, bere, sbafare, con tutte le dolcerie aperte. Sapete, le dolcerie si sono moltiplicate in questi ultimi tempi da 1 a 10, questa è la proporzione. In un piccolo paese c'erano 1 o 2 dolcieri, adesso ce n'è in ogni strada. Palermo, prima ce n'erano 4, 5, 6 dolcieri importanti, adesso ce ne sono 250 dolcieri. Beh, vedete un po', perché la gente entra, beve e mangia. E siccome è diventata più debole, non può così stare così. E allora la Santa Madre Chiesa, un po' deboluccia, dice: beh, allarghiamo la maglia, e allora voi digiunate di meno. Cioè, vi dico, e magari le uova pigliatele, e magari il latte prendetelo, e magari la carne pigliatela, eccetto il venerdì. Per cui a che cosa riduce il digiuno? Mangiare bene mezzogiorno, mangiare un po' di meno la sera, e la mattina un poco di caffè, oppure caffè e latte, basta. Un digiuno molto leggero, digiuno che, così com'è, neanche si fa. Va bene? E allora Santa Madre Chiesa, l'ultimo documento,
allarghiamo ancora, di dispensa dal digiuno soltanto il mercoledì, come oggi, delle cenere, e il venerdì santo, che è la morte del Signore, digiunate e non mangiate carne. E anche venerdì del quaresima non mangiate carne. Però se ne avete bisogno, supplitele in un'altra maniera, col permesso, dite altre preghiere, più largo di così si muore. Gli orientali sono molto più rigidi. Io mi ricordo che è stato un pranzo a Baida e c'erano alcuni vescovi, arcivescovi orientali, ed era di venerdì, era digiuno. E c'era il cardinale pure, c'eravamo noi, c'erano altri sacerdoti. Digiuno significa digiuno, per cui una minestra, un poco di pesce solo, senza contorno, e una fettuccia di pane, perché così si usa in Oriente, anzi era molto. Noi siamo molto larghi. Il guai è questo, che il poco digiuno materiale, che è segno del digiuno spirituale, ci induce ad essere anche larghi nel digiuno spirituale. Non facciamo digiunare i nostri vizi, le nostre sette idrie, che vogliono mangiare, vogliono mangiare, vogliono mangiare, mentre dovremmo far morire di fame, di inedia, tutti i sette vizi capitali. Ecco il valore del digiuno. Inoltre, il digiuno biblico, o meglio evangelico, qual è? Abbiamo perso la dimensione del digiuno. Quando tu digiuni, cosa devi fare? Mettiamo che tu spendi 10.000 lire di mangiare ogni giorno. Per quel giorno tu spendi 10.000 lire, oppure tu suoi mangiare la minestra, la carne o il pesce, contorno e frutta. E allora il digiuno consiste nel togliersi di bocca quelle che tu dovresti mangiare e darlo ai poveri, o in natura o in denaro, stando però a digiuno tu. Non è che tu dai 10.000 lire, però io mangio carne, quello che devo mangiare, quello non si tocca. Non è questo il senso del digiuno. Il senso del digiuno è togliersi quello di cui io ho bisogno per nutrirmi e astenermi da quello di cui io sento il bisogno materiale per nutrirmi e darlo ai poveri, al povero. E allora è un digiuno che costa, che è un digiuno che porta sacrificio. Altrimenti non è digiuno, questo è il senso del digiuno, che è connesso con l'elemosina. E il terzo segno penitenziale, l'elemosina. C'è l'elemosina spirituale e c'è quella materiale. Cos'è l'elemosina? Dare del nostro al povero. Se hai poco, darai poco. Se hai molto, da molto. La misura antica era la decima. La decima, che qualcuno ancora osserva, ma che ormai è in disuso. Anzi, c'è il precetto della Chiesa che abbiamo dimenticato e che viene supplito dalla raccolta delle elemosine. Dare le decime alla Chiesa secondo gli usi e le usanze, secondo i costumi e le usanze. Secondo la Bibbia, la decima era la decima parte di quelle che si guadagna. Per esempio, tu prendi lo stipendio di 2 milioni, 200.000 lire al mese vanno al Signore. Ma chi è che lo fa? La decima.
soltanto alcune persone privilegiate nello spirito lo fanno. Tu prendi 5 milioni al mese, 500.000 sono la decima che tu dovresti dare a Dio, o per il culto o per i poveri. Questa è l'elemosina. Adesso l'elemosina si è ridotta a ben poco. Passa un poveretto, una poveretta, tu metti le mani in tasca, ci dai 100 lire, 500 lire, 1000 lire. Non ti costa niente, ben poco, va bene. È una cosa buona, è un atto di carità, ma non è quell'elemosina che ti costa, che importa il sacrificio per te. Ricordate quella vedova che attirò gli occhi di Gesù. Passavano, tutti mettevano nel galzo filaceo, cioè nella cassetta delle mose, queste mettono la cassetta, e di tutti i preti, di tutte le religioni, mettono le cassette. Qui non abbiamo cassette, però c'è il cestino che passa. Comunque lì c'era la cassetta dell'elemosina, bella grande. E allora Gesù con i discepoli stava a guardare e tutti mettevano generosamente. Gli sguardi di Gesù furono attirati da una vecchierella che si frugò le tasche e trovò un quattrino, cioè due denari, era una moneta piccola così. Aveva pure il suo valore, poco, ma comunque piccolo valore ce l'aveva. E quello che e lo mise là. Gesù restò commosso e disse ai discepoli: avete visto? Questa donna ha dato più di tutti. Ma i discepoli disse: ma mi sembra che ha dato così 4 soldi. No, ha dato tutto quello che aveva. Non aveva altro denaro, tutto quello che aveva. Per cui Pietro poi dirà: Signore, noi che abbiamo dato tutto, che cosa avremo? Voi che avete lasciato tutto, avrete il centuplo. In questa vita e nell'altra. E noi che abbiamo lasciato moglie, figlie, campi, fratelli, sorelle, avrete il centuplo. In madre, figli, fratelli, sorelle, campi, casa. Non senza le tribolazioni, perché la tribolazione non manca mai. Non senza tribolazione. E poi il centro nella vita futura. Questo è vero. Dio ricompensa sempre. Non si lascia vincere in generosità. Comunque, ecco l'elemosina. L'elemosina che costa e che è uno dei mezzi per redimere i peccati. I peccati sono 5 vie di cui parla Sant'Ambrogio. L'abbiamo sentita a Rimini dal cardinale Biffi. 5 modi per la remissione dei peccati. Uno dei modi della remissione dei peccati è l'elemosina. Tante volte nelle scritture del Vecchio Testamento Dio dice così: sei peccatore, ne hai fatti delle grosse, redimi con l'elemosina i tuoi peccati. Come del resto fece Gesù quando toccò il cuore di Zaccheo. Scendi, scendi. Quando si vide fronte a Gesù, ecco, sentì dentro il suo cuore quello che doveva fare. Maestro, io rendo metà dei miei beni ai poveri, metà, 50%, era ricco, riccone. E se ho frodato qualcuno, gli restituisco il quadruplo. Se ho rubato una pecora, 4 pecore. Si è rubato
Così un milione renderò 4 milioni a chi rubato. Altro che tangente, quelle che hanno fatto i tangenti non vogliono pagare. Qui invece Zaccheo, toccato dalla grazia di Dio, dice: io rendo il quadruplo. Se ho avuto una tangente così di 1 miliardo, verserò 4 miliardi. Ma chi è che lo fa oggi? Zaccheo lo fece. E Gesù disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa. L'elemosina, l'elemosina che redime i peccati. Del resto, cosa dice Gesù? Contentatevi di quello che avete e il resto datelo ai poveri. È il comando del Signore. Contentatevi di quello che avete e il resto datelo ai poveri. L'accumulo non piace al Signore. E dice: accumulate tesori per il cielo, non accumulate tesori per la terra, perché la tignuola ve la rode. E colore l'elemosina, ossia essere un poco più larghi di cuore con i bisognosi. Però non sappia la tua destra quello che fa la tua sinistra. Come quando tu preghi, non pregare in mezzo alle piazze perché ti vedono. Come quando tu digiuni, non sfigurarti il viso per dire agli altri che tu digiuni e sei macilento, ma profumati, mettiti un vestito bello e bianco. L'unica volta in cui Gesù ci esorta ad essere eleganti, ben vestiti, impistacciati, se volete, col rossetto, con le guance, con le gote belle rosse, ben ravviati, ben profumati, quando facciamo digiuno e penitenza. Ecco le 3 opere penitenziali che dobbiamo fare, ma la vera elemosina è quella spirituale di cui ci parla appunto il profeta Isaia nella lettura di oggi nell'ufficio divino. Capitolo 58 di Isaia. Cosa ci dice il Signore? Qual è il digiuno? Qual è l'elemosina che voglio da voi? Lasciare liberi i prigionieri, rimettere i peccati, liberarsi dall'iniquità, dar da mangiare agli affamati, vestire l'ignudo, alloggiare il pellegrino. Ossia di opere di misericordia. Dove sono andate a finire le opere di misericordia? Le 14 opere di misericordia. Chi li sa? 14 sono. Chi li sa? Dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini. Avanti. No. E si succede. E quelli spirituali quali sono? Insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste e poi pregare Dio per i vivi e per i morti. Vedete un po'. E allora, fratelli e sorelle, ecco la Quaresima. Questa Quaresima dobbiamo farla bene. Io non mi dilungo perché abbiamo fatto così in modo breve la lettura, cioè questa sera, perché avevo intenzione di farle questa lunga omelia, questa lunga istruzione, e perché subito adesso faremo il rito delle ceneri. Benediremo ancora una volta le ceneri, poi pregheremo e faremo così il segno delle ceneri in fronte, poi continueremo la Santa Messa, ci nutriremo del corpo e del sangue del Signore.
in Proverbi 19, 17 riguarda queste opere di misericordia. Oggi è mercoledì delle ceneri, avremo una preghiera particolare dopo l'imposizione delle ceneri. In piedi. Raccogliamoci, fratelli carissimi, in umile preghiera davanti a Dio nostro Padre, perché faccia scendere su di noi la sua benedizione e accolga l'atto penitenziale che stiamo per compiere. Tutti in silenzio preghiamo per un minuto. O Dio, che non vuoi la morte, ma la conversione dei peccatori, ascolta benigno la nostra preghiera, benedici queste ceneri che stiamo per imporre sul nostro capo, riconoscendo che il nostro corpo tornerà in polvere. L'esercizio della penitenza quaresimale ci ottenga il perdono dei peccati e una vita rinnovata a immagine del Signore risorto. Egli regna nei secoli dei secoli. Adesso voi mettete in fila, io dirò: convertitevi e credete al Vangelo.